che quando si inaugura un parco è sempre una cosa molto positiva. Lo facciamo in una zona delicata di Pescara dove i problemi sono tanti e sicuramente non basta un'amministrazione a risolverli tutti. Se guardo davanti a noi vedo gli scheletri dei palazzi clerico che meriterebbero molta molta più attenzione. Però voglio anche dire di quello che è stato fatto, che il ponte Flaiano è un ponte che serve a collegare via Terno con l'altra parte della città, è un ponte che cade proprio in questa zona. Voglio dire che qualche giorno fa è stato pubblicato la nuova gara del contratto di quartiere, che sono le palazzine abbandonate da tantissimi anni che sono in via Trigno. Saranno 64 nuovi appartamenti per le famiglie di Pescara, principalmente per quelle di via Lago di Borgiano che stiamo seguendo, e sono palazzine che nasceranno proprio qui dietro. Il parco nelle immediate vicinanze è stato riqualificato quest'estate, adesso riprende vigore anche questo parco. Se guardo davanti a me in questo momento vedo lo sfondamento della strada Pendolo che è stato finanziato con i fondi delle periferie, 18 milioni di euro, una cosa molto molto attesa per Pescara e molto attesa anche in questa zona. Io credo che noi stiamo facendo tantissime piccole cose per rimettere a posto una situazione molto delicata, qual è quella di questo quartiere. È una situazione che non ci sfugge, è una situazione che ce l'ha ricordata anche Don Massimiliano benedicendo le persone che sono intervenute. Ci serve l'aiuto di tutti. Oggi inauguriamo e quindi festeggiamo un lavoro dell'amministrazione, da adesso comincia il lavoro di tutti i residenti che devono fare in modo che questo parco possa vivere.